Un gol e due traverse non bastano al Bassano per vincere il primo impegno stagionale ufficiale. La sfida con la Marosticense, infatti, finisce 2-1 per i padroni di casa e i giallorossi devono recriminare sulle traverse colpite da Calgaro. Una sconfitta in trasferta al primo turno del trofeo Regione Veneto che lascia molto amareggiato il mister. Deluso, ma sai, quando si perde una partita poi la delusione c'è sempre, no? Perché le aspettative che ci sono. Maino sottolinea che mercoledì scorso la squadra aveva perso l'ultima amichevole programmata, ma al di là del valore di una sconfitta non ufficiale, c'erano stati molti segnali positivi che contro la Marosticense non si sono proprio visti. Ho visto la squadra veramente cattiva, ero veramente contento domenica e mercoledì dopo la partita, ho visto una squadra rabbiosa, carica, corta, che sapeva cosa voleva. Oggi queste cose non le ho viste già dall'inizio. A decidere per la Marosticense i gol di Merlo e Dalla Gasperina nel primo tempo, mentre per il Bassano ha accorciato Mason su rigore all'inizio della ripresa e soprattutto nella ripresa a preoccupare l'atteggiamento dei giallorossi. Con un po' di presunzione, ecco, almeno ho visto questo, ecco. E quando una squadra va in campo con un po' di presunzione probabilmente c'è anche un errore del mister, quindi la mia delusione per la prestazione e da parte mia che magari non ci ho messo la toppa, diciamo, dai, per rimediare a questo. Ed è lo stesso mister ad assumersi una parte di responsabilità, affermando che i cambi decisi nella ripresa hanno fatto perdere equilibrio alla squadra. Domenica 1 settembre intanto il debutto in casa nel secondo turno di Coppa Veneto al Mercante contro Rosà. Gara da vincere a tutti i costi per sperare di passare il turno in Coppa. La settimana dopo inizia il campionato, dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere, se siamo all'inizio del campionato questa squadra qua, allora è da preoccuparci un po'.